Mercoledì 29 maggio, in primo piano nel TGL News ancora i gravi danni del maltempo, piove incessantemente da lunedì in alcune zone del nostro territorio, gravissimi danni in Val Tidone, a Ferriere addirittura è franata un pezzo di collina sulla provinciale, crollato muro a Castagnola, problemi sono stati registrati anche in Val Trebbia e in Val Darda, nonché a Calendasco e a Sarmato, dove il paese e le scuole sono finite sott'acqua, scenari davvero pesanti anche per l'agricoltura. Ieri in alcune zone della Valtidone è pesantemente grandinato, in generale tutte le colture, in particolare il pomodoro, stanno molto soffrendo il maltempo di questi giorni. Ieri si è abbattuta sulla nostra provincia una vera e propria bomba d'acqua. Tutti i reportage dalle zone colpite sul nostro sito liberta.it nel TGL delle 19:30. Singolare poi il fatto che alcuni sindaci come Zangrandi e Ferrari, appena eletti a Castel San Giovanni e Sarmato, come primo provvedimento hanno dovuto prendere gli stivali e andare a visitare le zone appunto del proprio comune, Calendasco e Sarmato, pesantemente colpiti appunto dalle zone colpite dal maltempo. Restiamo in tema amministrativo, abbiamo intervistato Valentina Stragliati, il consigliere più votato tra i 30 comuni che sono stati chiamati al voto domenica scorsa. Chiudiamo parlando di sport. Questa sera il Piacenza riprende la corsa verso la Serie B. Lo fa da Imola contro una squadra, i padroni di casa, che è la sorpresa di questa stagione di Serie C. Dunque, un incontro non da sottovalutare per gli uomini di Franzini. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it, ovviamente nel TGL delle 19:30.